Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'Ariete nasceva lui, un cantante, compositore e produttore discografico, famosissimo per la sua voce calda e sensuale. A Campobasso nel 1935 nasceva Alfredo Carlo Antonio Bongusto, in arte Fred Bongusto. Si fa notare per le sue doti musicali già da studente, nella sua città natale, in vari complessi locali e nella formazione musicale del suo liceo. I suoi modelli sono Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole. Alla metà degli anni 50 si trasferisce a Padova per studiare legge, ed entra nell'orchestrina del Caffè Pedrocchi con altri compagni di università. Un'esperienza che Bongusto ricorderà 20 anni dopo nella canzone Carissimo Maestro di Padova. Decide quindi di abbandonare gli studi e di dedicarsi a tempo pieno alla carriera musicale. Fa la gavetta come cantante e chitarrista al seguito di varie orchestre. Con l'orchestra di Vittorio Buffoli, che comprende anche un giovane Sergio Endrigo, voce e contrabbasso, va in tournée in Germania, Grecia e Libano. Dopo un periodo di pausa, nel quale riprende gli studi, abbandona definitivamente gli studi, perché riprende la sua grande passione, che è la musica. Nel 1959 entra nel gruppo I Quattro Loris, come cantante solista e chitarrista. Questa band, i Quattro Loris, ottengono anche un contratto discografico con la Primary di Giovanni Battista Ansoldi e debuttano nel 1959 con un 45 giri. Tu sei l'orizzonte e il lato B, stringimi e baciami. La svolta di questo grande artista, di Fred Bongusto, arriva nel 1962 con un brano Frida, che lo conferma grande cantante solista e grande cantautore. Pensate, si accorge di lui il grande Gorni Kramer, che lo vuole come cantante per il suo brano Amore Fermati, che diventa sigla di uno show televisivo italiano. Con questo brano, e grazie anche alla televisione, Fred Bongusto si fa conoscere al grande pubblico. Nel 1963 esce con la spagnoleggiante Malaga, che per lui diventa un altro grandissimo successo. In luglio dello stesso anno esce il suo primo 33 giri, omonimo che raccoglie i suoi primi singoli e con il quale Bongusto si conferma tra i big della canzone italiana del periodo. La consacrazione e il continuo successo di Fred Bongusto arriva ancora nel 1964 con il favoloso brano Una rotonda sul mare. Suo maggiore successo è una delle canzoni simbolo dell'Italia del boom economico. Nel 1965 sale per la prima volta in coppia con Kiki D sul palco del Festival di Sanremo, con il brano Aspetta domani. Nel 1967 pubblica un altro suo brano, un po' retro,
Spaghetti a Detroit, che diventerà poi un altro suo cavallo di battaglia. Il motivo di Spaghetti a Detroit sarà il tema portante della prima colonna sonora del film per il cinema firmata da Buongusto, quella per il film Tigre di Dino Risi del 1967, vincitore di due David di Donatello. Una curiosità particolare. Pensate, Fred Buongusto ha firmato ben 28 colonne sonore per film. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti e buon di pomeriggio!